Buongiorno, buongiorni, eccoci per un altro itinerario, ma prima sigla. La prima volta che andai in Sardegna fu nell'86, da solo e con la mia Vespa. Già sul traghetto incontrai degli enduristi con i quali mi aggregai. Da Olbia proseguì per la Gallura e mi fermai in questo campeggio, che oggi è diventato un villaggio. Questa fu la mia prima esperienza da mototurista. Molto più in là, nel 2005, avevo il T-Max e rifeci il giro della Sardegna. Quindi rieccoci al viaggio attuale con partenza per Civitavecchia. Traghetto Civitavecchia-Olbia con circa 5 ore di traversata. Arrivato a Olbia si prende la 131 in direzione Siniscola. Più avanti la 125 in direzione Rosei. Dove decido di fare sosta con pernottamento in un hotel convenzionato. Il giorno dopo riprendo la 125 in direzione Dorgali, una strada molto stimolante, ricca di curve, perfetta. Quindi da Dorgali si prosegue per Urzulei, Baunei, Lozorai, Tortolì, Tertenia e Muravera. E da Muravera si arriva alla bellissima Costa Rei. Questo è un tratto di costa che personalmente ho nel cuore, perché ci ho trascorso gli anni più belli della mia vita. Dove dal 91 al 2004 ho lavorato in questo bellissimo villaggio. Sono stati anni meravigliosi. Questo lungo tratto di costa offre un mare bellissimo e una spiaggia molto ampia e lunghissima. Giugno poi è stato il mese ideale perché pochissima gente e un clima splendido.
Di notte bisogna fare particolarmente attenzione perché è priva di illuminazione, ma questa è una strada che conosco benissimo, alla perfezione. Questa è l'isola di Serpentara. Il giorno dopo Capo Ferrato, che è il promontorio che si scorge da qualsiasi punto di Costarelli. Da qui decido di fare una lunga camminata tutto lungo la spiaggia. Fino alla fine. Qui ci addentriamo in una Sardegna quasi sconosciuta. Fatta di rocce che pare vogliano abbracciare la natura circostante. Qui incontro un personaggio molto caratteristico che molto simpaticamente si concede al mio obiettivo. Da queste immagini sembra la Sardegna d'altri tempi. Davvero un personaggio folcloristico. Qui torniamo al mare e siamo allo scoglio di Peppino. Una scogliera levigata che sembra un isolotto. Da dove decido di farmi un bel tuffo. Da questo sterrato si arriva a un'altra caletta, Calapira. Anche se il tempo non era bellissimo. Da qui si intravede Capo Ferrato.
Qui in direzione Castiadas e attraverso il parco dei Sette Fratelli mi avvio in un agriturismo molto particolare. Eccellente. Questo mare è veramente spettacolare. E vai con un'altra nuotata. E a chiudere un bello spago alle vongole e una bella trancia di tonno con due gamberi. Il Galeotto è un chiosco che si trova in un'altra caletta bellissima, Cala Cinzias. E anche qui un mare favoloso. Dopo una ricca cena di pesce, decido di fare un salto a Villa Simios. In ricordo di quello che era il meeting point dove ho trascorso serate memorabili. Il punto d'incontro della Cagliari Bailas e non solo. Il giorno dopo lasciamo Costa Rei e da qui inizia un altro itinerario fino a Cagliari. La strada per molti tratti è molto bella perché è tutta lungo costa con vista mare.
Arrivato a Cagliari mi concede un altro bagno al Poetto. E questa è la così chiamata Sella del Diavolo, dove feci un'escursione meravigliosa con una mia carissima amica. Da qui si può osservare tutta Cagliari. Una città molto viva e anche abbastanza divertente. E anche molto ricca di locali. Molto ben frequentati. Il giorno dopo da Cagliari la 195 in direzione Pula. Anche questo un tratto di costa molto interessante. E strade libere. E calette meravigliose. La strada prosegue verso Santa Margherita di Pula. Verso Teulada fino ad arrivare alla bellissima spiaggia di Tuerredda. Anche qui un mare splendido. E la cucina pure. La sera facciamo di nuovo ritorno verso Cagliari. Oggi relax in città con dei giretti urbani. Il tour è quasi finito. Una rivisitazione, ma che offre sempre stimoli e sensazioni nuove. Ho incontrato vecchi amici . Si torna a casa, ma sempre pronti a partire per un prossimo tour. Ciao.